Ci siamo, sì, con il microfono. Tutta birra come quella che sgorga a Fiumi qui alla festa della birra a Martelletto che oggi ci ospita, grazie, c'è già tanta gente e tra poco sarà pieno qui a Martelletto, venite per un programma davvero di 3 giorni, davvero molto molto interessante. Lui di birre se ne è già bevute tre ed è carico a molla, il signor Gianfranco Giovane. Benvenuto Gianfranco. Buonasera Gigi, buonasera a voi. E allora, la stessa birra che stanno mettendo nelle gambe i giocatori del Catanzaro nel ritiro di Valle d'Aosta, ormai siamo arrivati quasi ad una settimana di ritiro e tanti giocatori, diversi giocatori nuovi arrivano in Valle d'Aosta.
l'ultimo in ordine cronologico pagano, e così come ieri è arrivato Pittarello. Gianfranco, la squadra va formandosi. La squadra va formandosi perché il calendario corre, si avvicinano anche i primi impegni ufficiali, quindi è ovvio che adesso si sta cercando di mettere i tasselli che servono a mister Caserta, di plasmare anche quello che sarà l'11 titolare. Tu hai detto bene, Pagano è arrivato, è stata l'ultima ufficializzazione, quella di oggi, di quest'oggi, però erano già un paio di giorni che Pagano si allenava con il Catanzaro, e possiamo dire che intanto stiamo vedendo proprio le immagini dell'allenamento di questa mattina. In esclusiva assoluta. Ce l'abbiamo solo noi queste immagini. Il Catanzaro che si sta preparando. Queste erano le immagini del riscaldamento atletico di questa mattina, del risveglio muscolare che si fa nella seduta mattiniera. Per un Pagano che è arrivato, c'era già da qualche giorno e ha partecipato oggi all'allenamento, c'è un Morleo che invece va, e questa è la notizia, la prima parte della notizia di oggi. Morleo è stato, ha lasciato il ritiro di Morget, è stato liberato dal Catanzaro, andrà in prestito secco al Messina, continuerà lì il suo percorso di crescita, la sua avventura, e il Catanzaro sta già cercando il sostituto, perché si è virato già su un nome, si sta lavorando per portare Riccardo Turicchia in giallorosso, giocatore della Juventus, omologo di Morleo, terzino sinistro anche lui, un 21enne, quindi anche un altro profilo giovane che andrebbe a completare in questo caso il quartetto di difesa nel 4-2-3-1 di Caserta. Juventus e Catanzaro che sembrano lavorare a braccetto, perché è arrivato Morganti, è arrivato Morleo, è arrivato Compagnoni, ci sarà l'amichevole con la Juventus Next Generation. Insomma, sembra che Catanzaro e Juventus siano, non dico in simbiosi, non dico insieme, non dico una sottosquadra della Juventus, perché il Catanzaro è il Catanzaro, punto e basta, però sicuramente sono dei rapporti abbastanza forti quelli che stanno avendo in questi primi giorni di stagione 2024-2025. Ma è anche il segno, che il sintomo, che si è alzato un po' il tiro, il Catanzaro si è agganciato al treno delle grandi, la Juventus è sicuramente un grande club che gestisce anche parecchi giovani in giro per l'Italia, è riuscita a prenderne anche di valore, perché Compagnone è sicuramente un elemento di valore, se arriverà Turicchia sarà un profilo studiato ovviamente per la difesa, un profilo su cui si sarà ragionato. È un bene secondo me che si cominci ad avere dei rapporti con le grandi squadre anche in ottica di crescita di club, questo secondo me è una cosa positiva, e sicuramente l'arrivo di Morganti ha pesato, perché l'arrivo di Morganti ha avuto una ripercussione dal punto di vista dirigenziale, sappiamo che si sta impegnando tantissimo per quanto riguarda le strutture, ma anche ovviamente nelle relazioni con la Juventus e con gli altri club di prima fascia della Serie A. La festa della birra, che te ne pare? È bellissima la festa della birra, l'unico inconveniente è che siamo costretti a parlare con questo profumo. Non avete idea? Sì, è abbastanza difficile. E di panino che arriva qui, vi aspettiamo stasera, e sì, non solo stasera, perché è una 3 giorni lunghissima con ospiti anche sul palco principale, che poi manderà in onda le immagini su questo maxi schermo, così la gente quando beve e mangia può assistere ai vari concerti, e poi ne parleremo. Manca da dire una cosa, che siamo arrivati in provincia, però è come stare effettivamente nel cuore di Catanzaro, perché siamo arrivati qua, tutti tifano Catanzaro, tutti quanti sono appassionati. Lo dimostra la bandiera, lo dimostra la gente che abbiamo davanti e anche alle spalle, che ci stanno seguendo. Il cuore giallorosso della provincia. Il cuore giallorosso della provincia, che poi provincia relativamente a 5 minuti dal centro. Ha prime indicazioni anche per quello che concerne l'assetto tattico che vorrà adottare mister Caserta quest'anno con il suo Catanzaro. La prima amichevole è andata in archivio, è una prima amichevole in cui si è adottato il 4-2-3-1. Sì, secondo me quello è il modulo su cui si lavorerà, poi ci saranno anche altre amichevoli, altri test, il prossimo di dopodomani, se non vado errato, no, di domani, del 27, già dovrebbe chiarire un pochettino di più le cose, perché i nuovi saranno messi in campo, ci sarà probabilmente spazio per Pittarello, ci sarà spazio anche per Pagano,
quindi vedremo un po' il Catanzaro come sta crescendo e come sta maturando. Il 4-2-3-1 però, sulla base degli elementi che c'è in rosa il Catanzaro, sembra il modulo più congeniale. È un Catanzaro con molta più qualità sulla tre quarti rispetto all'anno scorso, e ne dovrà avere anche di più. Si pensa di farcire ancora di più la qualità sulla tre quarti, perché ci sono anche altri obiettivi di mercato che si stanno inseguendo per quel reparto, e ciò mi fa pensare che probabilmente ci si presenterà con questo volto all'inizio del campionato. Altri amichevoli anche di altre squadre, amichevoli anche di lusso, c'è stato un Frosinone Bari niente male. Ha vinto il Bari in un over praticamente risaputo anche prima. Hai avuto modo di vedere Frosinone Bari? Ho visto qualche immagine, ho visto qualche immagine. Cosa ne pensi? Che vabbè, quest'anno le squadre saranno tante, le squadre con cui bisognerà battagliare, il Frosinone è una di queste, il Bari si sta riorganizzando, sono due squadre comunque, ancora il calcio d'agosto, bisogna misurare un pochettino le forze, sono due squadre che si stanno rodando. Io più che altro sto seguendo, perché ormai sono già in clima d'esordio, sto seguendo gli allenamenti del Sassuolo, sto cercando di vedere un po' le sgambate del Sassuolo, un po' i primi movimenti, perché la testa è già alla prima, la testa è già al Sassuolo. Io ho visto Frosinone Bari e ho visto un Frosinone che prova a fare il gioco che l'anno scorso faceva il Catanzaro, e con lo stesso gioco ci ha preso due gol, perché ancora non sono leati i meccanismi, quindi il primo gol di Lasagna è nettamente un errore del portiere che provava a impostare come lo faceva Polignati l'anno scorso da noi, ma ancora è chiaro che i meccanismi non sono ben oleati, mi ripeto, e quindi è un Frosinone che dovrà lavorare molto prima di voler vedere il vivarinismo. E poi c'è da dire anche che il Frosinone, contrariamente a quanto ci si aspettava, mercato roboante non ne sta facendo, anzi sta perdendo anche un bel po' di pezzi per strada rispetto alla scorsa stagione, qualche pezzo importante il Frosinone lo sta perdendo, quindi bisognerà aspettare qualche settimana per capire quale sarà anche il volto del Frosinone all'esordio, all'inizio del campionato. 4-2-3-1 anche perché è arrivato Pagano che è un trequartista puro, e quindi si va verso questo sistema di gioco. Poi sarà interessante vedere il Catanzaro nelle prime amichevoli vere, con Cagliari e Juventus Next Generation su tutte, per capire come Caserta vorrà impiegare soprattutto Iemmello in questo nuovo assetto tattico. Iemmello che dovrebbe giocare sotto punta, e a questo punto Pagano dovrebbe essere il vice Iemmello, dietro Pittarello o Biasci, perché così sono stati adoperati nelle prime amichevoli. Sì, è un po' anche il dubbio che abbiamo, l'interrogativo di questo inizio di campionato: dove verrà posizionato Iemmello, perché Iemmello sappiamo può fare tutti i ruoli dell'attacco, però sappiamo anche bene che ha bisogno, per rendere meglio, di spaziare, di cucire il gioco più che di rifinirlo. Secondo me farà proprio quello che hai detto, la sua mattonella sarà sempre quella del sottopunta, quello dietro la punta principale, che il Catanzaro con l'operazione Pittarello quest'anno è riuscito in qualche modo a sistemare. Era un problema che probabilmente ci si portava dietro da qualche stagione. L'ultimo attaccante possente fisico che il Catanzaro aveva avuto era stato Cianci, no? Ce lo ricordiamo, per massa muscolare. Poi era arrivato Donnarumma, però non aveva reso in quel ruolo per quanto poteva. Adesso arriva Pittarello, che sicuro arriva con uno score di segnature che magari fa storcere il naso perché non ha mai raggiunto la doppia cifra, però attenzione, perché Pittarello è un uomo prezioso, è un uomo che per il gioco che il Catanzaro vuole interpretare potrebbe essere anche un'arma importantissima, perché libera spazi, consente ai trequartisti di inserirsi. E non mi ha colpito proprio per questo la dichiarazione del DS del Cittadella, che ha detto: io non lo volevo proprio fare partire, però quando arriva la chiamata del Catanzaro è difficile anche trattenerlo. Pittarello sarà secondo me il titolare, lì la punta di diamante dell'attacco, dietro di lui probabilmente, io azzardo questo tridente, dovremmo vedere Volpe, Compagnon, Volpe. Esatto, perché c'è sempre Della Morte che è uno. Su questo ti chiedono i web spettatori. Su questo mi chiedono, allora rispondiamo anche su Della Morte. Diciamo che nell'intendimento generale Della Morte dovrebbe essere uno dei tre trequartisti alle spalle
alle spalle di Pizzarello, gli altri sono ovviamente Iemmello e Compagnon. Per della morte il Catanzaro sta cercando di operare l'affondo. È un'operazione molto difficile perché il Vicenza lo conosciamo bene, è un club che quando si mette a fare braccio di ferro per i propri tesserati lo fa e lo conduce per tanto tempo. Ci ricordiamo quello che successe la scorsa stagione con Van de Put, quello è un esempio. Il Catanzaro però su Della Morte ci ha puntato e ci è rimasto nonostante il primo no del Vicenza alla prima offerta che è stata formulata. Oggi per esempio è arrivata la notizia che Della Morte non si è allenato con il Vicenza, ha lavorato a parte, si dice per problemi che si porta via da tempo, che si porta dietro da tempo, potrebbe anche essere altro, noi pensiamo possa essere anche altro, ed è un'operazione che potrebbe sbloccarsi, probabilmente non subito, io penso non subito, però nelle prossime settimane ci sono buone possibilità che Della Morte possa arrivare e possa farcire la tre quarti del Catanzaro. E mentre va riempiendosi la piazza della Festa della Birra qui a Martelletto, ci andiamo a vedere le dichiarazioni, ci andiamo ad ascoltare e vedere le dichiarazioni di Pagano, che è l'ultimo arrivato in casa giallorossa. Pagano. Ma sicuramente per me è una grande opportunità in un campionato difficile come la Serie B, con una squadra che l'anno scorso ha fatto molto bene e quindi non vedo l'ora di potermi mettere in mostra e dimostrare il mio talento. Ma io ho sempre giocato da mezzala o da trequartista, preferisco giocare da trequartista, ma anche la mezzala penso che sia un ruolo che mi appartenga. Sicuramente la Roma è andata tanto, sono stato all'interno di Roma a 12 anni e quindi per me è diventata come una seconda casa. E mi ha fatto crescere sia come uomo che come calciatore, e li ringrazierò sempre. Sì, non vedo l'ora di vederli allo stadio e daremo sempre il massimo per noi e per loro soprattutto. Vero e autentico 10, questo ci fa pensare ancora di più al 4-2-3-1, come detto prima, e soprattutto ti chiedo, Gianfranco, è vero che in primavera ha praticamente fatto vedere cose meravigliose, i campionati elite sono campionati completamente diversi, a questo ragazzo bisognerà dare la possibilità e il tempo di ambientarsi, di prendere fiducia, però potrebbe essere poi un acquisto, un vero e proprio conto. Ma io, per chi segue i campionati primavera, Pagano è un po' il gioiello, era il giocatore forse più pronto tra quelli dei campionati giovanili per un'esperienza tra i professionisti. Poi non è del tutto acerbo perché ricordiamo ha già esordito in Serie A, ha già delle presenze Mourinho, in Serie A. E non è l'ultimo arrivato, gli ha dato fiducia da subito. E arriva a Catanzaro anche con presenze in Europa League, voglio dire, non è un ragazzino alle prime armi che arriva in una piazza magari importante e calda come Catanzaro. È un giocatore su cui aveva puntato anche un signore che si chiama Francesco Totti, che il numero 10 sulle spalle l'ha portato da tanto tempo, è stato suo procuratore prima del cambio, prima del passaggio ad un altro agente, Marco Sommella, quindi arriva con un curriculum importante. Secondo me Pagano è una scommessa solo dal punto di vista dell'età, se no le qualità tecniche assolutamente non si discutono. Probabilmente non bisognerà caricarlo di troppe responsabilità. Questo sì, perché comunque è un ragazzo che ha margini di crescita, bisognerà farlo lavorare tranquillo anche con Caserta e poi si vedrà cosa potrà succedere. Per questo anche secondo me il Catanzaro sta continuando a mettere qualità, per evitare di inquadrare magari Pagano come un titolare fisso in quel reparto. Reparto difensivo che invece, siccome ancora va costruendosi, nelle prime amichevole stagionale Bonini è stato impiegato come terzino, così come è stato impiegato per tutti i primi giorni di ritiro, e questo svantaggia un po' perché siamo in ritardo, lo abbiamo detto, lo abbiamo ripetuto, lo abbiamo fatto presente anche in conferenza stampa ai diretti interessati, e Bonini che poi invece dovremmo riscoprire al centro. Sì, Bonini è un centrale difensivo, quindi non l'esperimento di lui sulla fascia è solamente un esperimento momentaneo, non penso che sarà qualcosa che poi rivedremo in campionato. Bonini lavorerà al centro probabilmente con Antonini, se ci sarà la coppia titolare sarà Bonini-Antonini, non dimentichiamo
Ricordiamoci però che il Catanzaro ha anche altri due potenziali titolari che sono Brighenti e Scognamillo. Questa ricchezza di elementi, per quanto riguarda Scognamillo, anche duttili, perché Scognamillo può lavorare anche da esterno, anche da braccetto, questa ricchezza di elementi sarà importante in campionato. Non è da escludere, noi abbiamo parlato degli arrivi che potrebbero esserci nei prossimi giorni, dell'arrivo di Turicchia a sinistra come terzino sinistro, non è da escludere che si faccia anche qualcos'altro anche a destra, dal lato opposto, per farcire ancora di più il reparto difensivo. Queste secondo me sono le zolle che il Catanzaro sta pensando al momento di rafforzare, probabilmente farà anche qualcos'altro al centro, da escludere secondo me invece qualche intervento in attacco come punta centrale, secondo me con Pittarella l'abbiamo chiuso. In mezzo, col 4-2-3-1, i due di centrocampo dovranno fare un grande lavoro, quindi se ci metti Petriccione è chiaro che il compagno deve essere uno che fa tanta legna e in questo momento forse in organico manca, caro Giovanni. Manca tecnicamente, c'è Cutsupias che il Catanzaro ha preso dal Benevento, sì, triennale con opzione, però è più un centrocampista, una mezzala di inserimento. Quando giocava nel centrocampo a 5 era una mezzala di inserimento che si infilava negli spazi che l'attacco creava. Risulta difficile vederlo come un Verna o come un giocatore che fa l'incontrista nel mezzo. Però tutto può essere, in questa fase gli esperimenti si possono fare, si può cercare di trovare la formula adatta. Con Vivarini abbiamo visto anche giocatori plasmarsi nel ritiro, avere dei volti nuovi, delle caratteristiche nuove, chissà che non lo possa diventare un giocatore così. In alternativa però io qualcos'altro, qualche altra operazione in entrata la farei, anche perché nell'altro ruolo, quello della regia, quello della proposizione del gioco, il Catanzaro mi sembra coperto con Petriccione, con Pompetti, con Pontisso. Ricordiamo, Pontisso sta discutendo il rinnovo del contratto, il Catanzaro gli ha proposto l'allungamento di un anno dell'accordo, c'è sempre il Sud Tirol su di lui, lo sta monitorando, è una situazione in divenire, il Catanzaro spera di trattenerlo, però le sirene da Bolzano sono forti, vedremo poi nei prossimi giorni. Ci chiedono di Guion che, per quanto ne possiamo sapere noi, non dovrebbe ritornare a Catanzaro. Diciamo che è stata una pista quella di Guion, un nome romantico che è uscito, no? I ritorni di Jimmy Guion sono sempre quel ritornello. Sono sempre quel ritornello che ci fa tornare all'anno della promozione in Serie C e poi all'anno scorso, ovviamente, alla cavalcata in Serie B. Guion ha lasciato un pezzo di cuore a Catanzaro, però almeno da quello che sappiamo noi, da quello che ci viene detto, non è un obiettivo del Catanzaro. Probabilmente ci sarà stato un pourparlè, però ripetiamo, in quel ruolo probabilmente il Catanzaro è già coperto, avendo tre giocatori capaci di cucire gioco come Petriccione, Pompetti e nel caso anche Pontisso. Guion al momento non è una priorità. Anche Pagano in un 4-2-3-1 potrebbe farlo, camaleontico, sì. Che si potrebbe trasformare in un 4-4-1-1, potrebbe fare è la sottopunta e il centrocampista. Sì. Poi, quindi da quel punto di vista siamo coperti, manca forse un centrocampista capace di fare legna. Vi domando, cari web spettatori, vi chiedo che cosa ne pensate di questa campagna abbonamenti che sta andando a gonfie vele, direi. Sta andando perché a gonfie vele. Dopo, alla fine del terzo giorno, erano oltre 1600 le tessere sottoscritte, escluso il giorno di oggi, potremmo arrivare vicino a... Vediamo se indovini, perché io il dato ce l'ho. Vediamo se ce l'hai? 1900 qualcosa. No, alza. 2000, alza. 2084, le tessere di oggi sono 2084. 2084 tessere in 4 giorni, considerato che qualcuno vorrà fare anche i pacchetti family. C'è ancora la fase 2, che è quella in cui magari qualche tifoso vuole cambiare anche settore. Quindi verso la conferma ci siamo? Siamo nuovamente in diretta, grazie alla regia, purtroppo vi chiediamo scusa per quello che è successo, ma non è dipeso da noi, è andata via la luce qui a Martelletto, ma la festa della birra rimane ed è bella carica, così come rimane Studio Giallorosso. Vi dicevo di un servizio di Tolomeide sulla campagna abbonamenti che ha raggiunto 2084 tessere. Oggi alle 18 il servizio di Roberto Tolomeo. Prego.
Io posso solo dire che c'è l'inflazione all'8% generale, quindi questo è il minimo. E allora vuol dire che sarà maggiorato dell'8%, lo abbiamo capito. No, minimo. Speriamo che sia solo dell'8%. Ci aveva pensato lo scorso 10 luglio lo stesso presidente del Catanzaro Floriano Noto a spegnere ogni speranza di una campagna abbonamenti a prezzi popolari. Nessun salasso, intendiamoci, ma un aumento in linea con le ambizioni di un club che vuole consolidare la categoria ma anche contare su risorse sufficienti per non andare in affanno. 8% minimo di aumento, aveva detto Noto. Condizioni economiche sostanzialmente confermate dai listini ufficiali illustrati lunedì scorso nella conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti dal direttore generale Paolo Morganti e da Daniele Orsetta, referente ufficiale di Ticket One, che anche quest'anno si occuperà di vendita online di biglietti e abbonamenti. Gli aumenti non sono omogenei, non mancano distinzioni e agevolazioni, sia ben chiaro. Un vecchio abbonato di Curva Capraro, che vorrà confermare il suo posto, per esempio, quest'anno dovrà spendere solo 10 euro in più dei 210 della scorsa stagione, a conti fatti meno del 5% d'aumento. Al contrario, un abitué della tribuna coperta, che lo scorso anno di euro ne ha tirati fuori 490, la prossima stagione per confermare il posto dovrà stanziarne 50 in più, grosso modo il 10% d'aumento. Si parlava di agevolazioni, confermate quelle per l'età, under 18, under 12, over 65, sia per gli abbonamenti che per i taglianti delle singole partite. A proposito, il costo della vita ci ha messo lo zampino anche lì. Il biglietto più popolare, per esempio quello della curva, passa da 15 euro a 16,50. Non mancheranno poi gli abbonamenti gratuiti per disabili, sconto per quelli dell'accompagnatore, e l'abbonamento Family, 15% di sconto riservato a un nucleo familiare che deciderà di abbonarsi in toto, o anche a due componenti dello stesso nucleo, per esempio un padre che vuole coltivare l'amore per i giallorossi insieme al figlio, purché figlio convivente, perché è necessario per usufruire dell'agevolazione la presentazione dello stato di famiglia. Insomma, come ogni campagna abbonamenti, le discussioni non sono mancate, ma dopo le prime ore stanno via via evaporando, perché in fondo l'abbonamento è una cambiale in bianco, o meglio un atto di fede, che potrà essere celebrato con un rito laico, quello della sottoscrizione, ma quando potrà essere ufficiato? Una prima fase della campagna si concluderà il prossimo 30 luglio ed è riservata ai vecchi abbonati che vogliono conservare il posto. Dal 31 luglio al 2 agosto invece i titolari di ticket annuali dello scorso anno potranno decidere di confermare sì l'abbonamento, ma di cambiare posto o addirittura settore. Dal 3 agosto ad inizio campionato infine vendita libera per i nuovi abbonati. Sicuramente sulle ali della vittoria del campionato, no, di Serie C c'è stata veramente una grossa movimentazione, ma credo che per lo spettacolo che si è andato poi dopo a vedere l'anno scorso ci sia comunque e rimanga all'interno dei tifosi l'interesse di venire a vedere e seguire, no, la propria squadra. Ha ragione Franco Bollo e ha ragione pure Giuliano Petrone, perché ci dicono dove andate voi, manca la corrente, quindi portate sfiga, forse un po' sì. Giuliano invece dice la prossima volta portatemi un gruppo elettrogeno, non sarebbe male, però ragazzi non è di peso da noi, ci dispiace veramente. Allora, campagna abbonamenti, Gianfranco, un po' cari, dobbiamo essere onesti, però la rateizzazione, i pacchetti family e la possibilità di cambiare settore e comunque l'acquisto in prelazione, che è un aumento soltanto di 10 euro in curva, un po' vengono incontro alla tifoseria. Sì, c'è da dire che un po' questa situazione l'aveva anticipata anche il presidente nei nostri studi, Roberto ha fatto bene a partire proprio dalle sue dichiarazioni, da quello che aveva detto nei nostri studi. È normale che ci sia stato questa virata, questa decisione da parte della società di alzare un po' i prezzi, però ci sono queste condizioni, queste situazioni che danno almeno la possibilità ai tifosi, alle famiglie soprattutto, e questa è la cosa più importante, di poter sottoscrivere un abbonamento e di poter gestire il pagamento, l'esborso di somme comunque importanti in maniera facilitata, in maniera più semplice. Resta però un dato, al di là del Catanzaro, al di là della nostra campagna abbonamenti, che il calcio si sta facendo sempre più costoso, sia negli stadi che con le pay tv. Poi la situazione della pay tv della Serie B è una situazione a parte, è una situazione che non esiste, non riusciamo neanche a commentarla, perché ancora adesso a 15 giorni dall'inizio del campionato, 20 giorni dall'inizio del campionato, ancora non sappiamo chi trasmetterà le gare di questo torneo. Il calcio sta diventando sempre più uno sport meno popolare di quanto dovrebbe, i costi sono importanti.
immagini pittoresche, quelle che manda in onda la regia di Salvatore Costantino, perché si vede la gente che arriva alla festa della birra. Un messaggio però è particolarmente importante, particolarmente interessante, anche pungente, che è quello di Massimo Barbaro, che dice: vergogna per l'accompagnatore del disabile in tutti gli stati d'Italia, entrano gratis, vergogna. Forse qui la società poteva stare più attenta, caro Gianfranco, però è anche vero che l'anno scorso è successo quello che non doveva succedere. Sì, si sta sicuramente dalla parte di chi dice negli altri stadi d'Italia entrano gratis, sarebbe stato un buffetto, sarebbe stata una nota di cortesia che magari il club avrebbe potuto fare, però è anche vero che l'anno scorso qualcuno magari ne ha approfittato. Poi passa. Spesso accade purtroppo in queste situazioni, per colpa di qualcuno che ne ha voluto approfittare, pagano tutti, e questo purtroppo è una nota non bella. Torniamo al calcio giocato, torniamo alla presentazione dei giocatori nuovi del Catanzaro. In ordine cronologico, prima di Pagano si è presentato Pittarello. La domanda ti sta squillando il telefono, eccolo qua. Mi sta chiamando il presidente Noto. Se volete rispondo, se volete no, io dico di no. Scusi presidente, ma le devo chiudere la telefonata in faccia, poi la richiamerò. Dicevo, si è presentato Pittarello, vediamo cosa ci ha detto, però prima una domanda a voi web spettatori: quanto vi piace Pittarello da 1 a 10? Rispondete nei commenti. Pittarello. Non vorrei essere ripetitivo dicendo che è una grandissima occasione, ma è la verità. È uno step importantissimo nella mia carriera, e quando è venuta fuori questa possibilità non ci ho pensato un attimo. Sicuramente bisognerà aggiustare un po' la mira, perché 9 pali sono un bel record personale, quindi penso che sistemando qualcosina magari riusciremo a trasformare questa sfortuna di cui parliamo in gol. Beh, sono stato impressionato già da 2 anni fa, quando ho vinto il campionato a Salò e loro hanno vinto il campionato di Serie C. Abbiamo fatto la Coppa e sono rimasto impressionato dalla squadra, dal modo di giocare. L'anno scorso li ho trovati in campionato ed è stato riconfermare quello che avevo visto l'anno precedente, campionato strepitoso e sicuramente solo che belle impressioni. Sono un attaccante a cui piace giocare con altri attaccanti, sono una punta mobile, mi piace attaccare la profondità, mi piace venire incontro, mi piace giocare con la palla, e ecco, sicuramente non sono solo un attaccante d'area di rigore, anzi, ma mi piace molto avere un trequartista oppure un altro attaccante di fianco da poter dialogare in continuazione. Beh, è un blasone che si respira soprattutto quando capisci di dove stai andando a giocare, perché la piazza è caldissima, la gente respira e vive di calcio, e quindi per un giocatore non c'è cosa più bella di trovare una piazza del genere. Dal mio lato posso solo che ringraziare per l'opportunità che mi è stata data e sudarmi la maglietta in campo ogni partita, ogni allenamento, per far vedere che non si sono sbagliati. E allora, il presidente voleva semplicemente rimarcare giustamente quella che è la realtà, cioè che non è vero che gli accompagnatori entrano gratis. Abbiamo fatto un confronto e pagano tutti gli stadi, ridotto o intero. In alcuni stadi pagano anche gli invalidi ridotto, il limite poi c'è in tutti gli stadi. A San Siro, per esempio, è massimo 100, da noi mi pare che è 200. E la possibilità di fare gli abbonamenti per gli invalidi, quindi una giusta nota da parte del presidente, che per ovvie ragioni, signore e signori, è molto attento certo alla questione dei diversamente abili. E se l'anno scorso qualcuno ha fatto l'abbonamento come accompagnatore e poi l'invalido non è mai andato allo stadio e quindi
si è semplicemente usufruito di un servizio per poter accedere con abbonamento, è chiaro che la società ha dovuto prendere tutte le precauzioni del caso, anche per rispetto di chi paga l'abbonamento profumatamente e vuole andare allo stadio. Su Pittarello ci hanno risposto? Non ho visto, però se me lo chiedi a me ti dico che io vedi, c'era Giuliano che ti ha risposto, ti ha detto 11. 11 addirittura, da 1 a 10 11. Qualcuno piace tantissimo. Sì, anche Roberto Pittarello dice 10. Emilio dice 8, insomma voti alti. Io sono d'accordo, secondo me Pittarello era la tipologia dell'attaccante che serviva al Catanzaro, ed è, lo rimarco perché probabilmente, sai, siamo diventati una piazza che, mentre qui abbiamo anche il sottofondo musicale della festa, Catanzaro è diventato ormai una piazza che guarda al nome e non alla tipologia di giocatore. Pittarello non era un nome di grido, quindi qualcuno ha iniziato a storcere il naso quando il nome di Pittarello è stato accostato al Catanzaro. In realtà, se si va a guardare la tipologia del giocatore, le caratteristiche tecniche, quello che riesce a fare, Pittarello è un acquisto, poi lo dirà il campo, però sulla carta Pittarello è un acquisto assolutamente azzeccato, perché è quella caratteristica che al Catanzaro mancava e che anche al Catanzaro dell'anno scorso con Vivarini, anche per quel Catanzaro sarebbe stato secondo me preziosissimo. E ricordo quello che ho detto prima, lo risottolineo, il direttore Marchetti del Cittadella l'avrebbe trattenuto volentieri Pittarello, non è un giocatore che hanno lasciato perché non rientrava nel progetto. L'hanno lasciato molto a malincuore. Sì, molto a malincuore, quindi vuol dire che è un giocatore su cui si può puntare e il Catanzaro ha fatto bene a puntare. Poi in presentazione lui dice: sono uno che piace aprire spazi e occhio, che l'anno scorso ha fatto, tra virgolette, solamente 6 gol, ma ha colpito 9 pali. Aggiustiamo un po' la mira. Usciamo con una buona media. Da attaccante utile per i vari Iemmello potrebbe diventare anche un attaccante bomber. E questo non sarebbe assolutamente male. Allora, secondo voi cosa manca ancora a questo Catanzaro, Gianfranco? Si deve lavorare sulle fasce, probabilmente i terzini, uno lo chiuderemo a breve, dovrebbe essere Turicchia della Juventus, che va a prendere proprio quel ruolo, posto lasciato libero da Morleo, che oggi è andato, lo ripetiamo, in prestito al Messina. Secondo me due innesti in questo senso, poi servirà sicuramente un innesto a centrocampo per dare un po' di muscoli a questo centrocampo. Non penso altro in attacco se non appunto della morte sulla tre quarti, secondo me questi saranno i movimenti. Ok, oltre a Pagano e Pittarello si è parlato in conferenza stampa, durante la conferenza stampa della campagna abbonamenti, anche di infrastrutture. Morganti è ritornato sul discorso e mi sembrano molto importanti i lavori che stanno svolgendo a Giovino e San Floro. L'unica pecca, ma giustamente perché c'è tanto da fare, è che quando la squadra rientrerà in città non potrà allenarsi ancora a Giovino, però che lavoro sta facendo la società per salire di livello e costruire quel grattacielo di cui tanto parla il presidente. Ecco, l'immagine del grattacielo che il presidente ci ha regalato nella trasmissione che abbiamo fatto in studio è probabilmente la più azzeccata. Per fare un grattacielo, lui è ingegnere, ti ricordi, voleva essere chiamato ingegnere, allora lo chiamiamo così, effettivamente bisogna partire dalle fondamenta, ed era un discorso che bisognava iniziare da qualche parte. Disagi ce ne sono stati, perché ricordiamo che prima di partire per la Valle d'Aosta il Catanzaro si è dovuto allenare al Ceravolo, ha stressato il campo del Ceravolo per una settimana buona, però erano degli interventi da fare. Io penso che il Giovino sarà poi davvero l'epicentro del lavoro, il cuore del Catanzaro durante il campionato. Si lavorerà bene lì, come si lavorerà anche a San Floro, dove si sta approntando un campo che dovrebbe essere poi anche quello per le giovanili, per fare lavorare le giovanili. È un progetto di ampio respiro che ha trovato in Morganti probabilmente l'uomo giusto, perché è un uomo che ha gestito le strutture anche, come dicevamo anche nelle altre puntate, di altri club, un uomo che sa come si lavora da questo punto di vista e che si sta interfacciando anche con l'amministrazione comunale, con gli enti, per cercare di risolvere questo problema strutture che il Catanzaro sostanzialmente ha sempre avuto. Ti ricordi quando pioveva Giovino era impraticabile, noi raccontavamo, e invece adesso si va verso adesso spettacolo, si comincia verso un po' lo spettacolo, perché due centri sportivi è davvero tanta roba. Di questo ne parleremo
anche dopo. Nel frattempo vi faccio vedere una spettacolare terza maglia, una spettacolare terza maglia. Non vedo l'ora di vedere la seconda e la prima, la terza maglia dell'US. Catanzaro, Catanzaro, dei tesori si più caro, pigli più è una malattia. Catanzaro, vita mia. Catanzaro è una malattia, Catanzaro, vita mia. Siamo qui e dopo avervi presentato, dopo aver fatto vedere la terza maglia con Domenico Russo, vice sindaco di Martelletto e Francesco Narciso, presidente della Proloco di Martelletto, nona edizione della festa della birra, si va alla grande. Sempre alla grande, ormai siamo giunti alla nona edizione, per noi è sempre un'emozione unica. Quest'anno penso che abbiamo superato le aspettative, quindi questo per me? Sì. Questo per te? Per me è l'attesa per il decimo anno, già lanciamo la sfida per il decimo anno, quindi è sempre una bella avventura perché è un'esperienza unica. Siamo tante persone, anche di più, che collaboriamo per la realizzazione di questo evento che dà valore alla nostra comunità città di Settingiano. Quanta gente vi attendete in questi tre giorni? Vista le esperienze degli altri anni, no? Sicuramente tantissima. Una stima non ce l'abbiamo, certamente ogni anno è da crescere, quindi per noi è sempre un piacere vedere sempre più persone. Ci illustri il programma di questi tre giorni? No, non lo illustro Domenico, perché io sono nuovo in questa cultura e sono un po' emozionato, lo illustra Domenico. Dai, essendo che lui, vice sindaco, prego. Essendo che prima di lui, perché dice così, sono stato presente alla Proloco per circa 10 anni. Tra consiglieri e poi presidente, quindi ho portato avanti questa manifestazione sin dall'inizio. Il programma è nulla, quest'anno abbiamo aumentato di un giorno, saranno quindi 3 giorni la festa della birra, la nuova edizione, dove la prima serata questa sera si esibirà una cover di Rino Gaetano, mentre domani sera avremo già una serata un po' più forte con gli Alma Folk, una taranta che è molto apprezzata qui da noi. Subito dopo avremo la notte No Mas con l'esibizione di un circo bianco, ci saranno 2 DJ, uno locale che è DJ Patrick Quincy insieme a Mr. Cane, che ormai è conosciuto nella provincia di Catanzaro, per fare una notte tutta No Mas anni 90, dei quindi 90, che ormai in questo periodo sta andando molto. E poi per chiudere domenica chiuderemo con i Gemelli Diversi, il concerto un grande concerto dove ci saranno anche dei nostri concittadini che canteranno, apriranno il concerto dei Gemelli Diversi. E questo Diversi è molto bello, molto bello, perché favorite il territorio, certo, e date possibilità ai vostri concittadini di esibirsi davanti a grandi, certo, platee. Certo, che sono, lo dico ormai, sono Marisa Vergati di Settingiano. Poi c'è i fratelli Squillaggi, Lorenzo e Giuseppe, la ragazza Nicola Giro che canterà prima dei fratelli. E tutto questo l'ha aperto Studio Giallo Rosso. Ovviamente, perché la festa della nonna festa della birra l'ha aperto Studio Giallo Rosso, fortemente voluto da José Placida e dalle sue fantastiche statuine. Allora, io vi ringrazio per averci ospitato, grazie a voi, e vi auguro, vi faccio un grosso in bocca al lupo, grazie per questi 3 giorni. Noi poi ci fermiamo, sì, perché il profumino arriva fino a qui, sì, e quindi vorremmo provare. Torniamo a parlare di infrastrutture. Se Tolomeide vuole. Non si è perso Tolomeide, mai. Come stai, Tolomeide? Eccomi qua, allora svegliamo sta cosa, cioè prima dell'inizio della trasmissione ho detto: Gigi, quando è che mi chiami? Ti chiamo quando mi pare. Esatto, perché lo sai che vado a braccio e lo sai che non voglio scalette e lo sai che mi piace chiamarti quando non ti posso rispondere. Quando non mi puoi rispondere. Ok, bene così. Abbiamo Morganti. Abbiamo Morganti che nel corso della conferenza stampa degli abbonamenti ha regalato un compassaggio
messaggio sulla situazione delle infrastrutture, quindi in particolare Giovino e il nuovo campo di San Floro. Ne avevamo già parlato e quindi ci sentiamo Morgante. Sentiamo cosa dice. Ci sentiamo Morgante e poi vediamo notizie sull'amichevole Catanzaro-Cagliari, perché si potrà vedere in streaming. Morgante sulle infrastrutture. Il piano di interventi infrastrutturali sui due centri, perché quest'anno avremo anche il campo sportivo di San Floro, sono stati importanti, perché il campo di Giovino è stato interessato con un rifacimento completo del terreno di gioco, sia il sottofondo, quindi da parte tutti i drenaggi, tutto il sistema di irrigazione, la fornitura e il cambio della sabbia di sottofondo, quindi il topsoil, fino nei primi giorni di agosto andremo a rizzollare, quindi un altro intervento infrastrutturale importante, andremo a rizzollare quello che è il campo di Giovino, sul quale abbiamo esteso creando due aree in più, quindi per l'area portieri e per l'area di preparazione, circa sono 12.500 metri quadri disponibili di aree verdi. La squadra ritornerà a Giovino nei tempi che noi consideriamo utili perché si riesca a terminare, no, gli interventi. Tenete conto, sono 6 agosto l'inizio della rizzolatura, 4 giorni di rizzolatura con una squadra che arriva direttamente dal nord Italia, che è quella che serve l'Allianz e altri campi in Italia, tra cui l'Olimpico, con delle zolle che arrivano direttamente da Roma, ecco, quindi questo è un ulteriore servizio. E poi ci sarà il campo di San Floro, che sarà importantissimo per dare uno sfogo a quanto riguarda il campo principale di Giovino, soprattutto nelle due fasi di rigenerazione del terreno di Giovino, quindi dare sempre, perché è molto importante dare sempre una qualità del terreno per i nostri calciatori. Morganti ha parlato di quello che avevamo discusso anche noi prima sulle infrastrutture. Sì. Io non vedo l'ora di vedere Giovino e San Floro nuovi di zecca e a disposizione dell'US, prima squadra, ma anche del settore giovanile, perché quest'anno si punta molto sul settore giovanile, soprattutto sulla Primavera 3, che punta a vincere il campionato. Saluto intanto tanta gente che è dietro dalla nostra postazione. Si sta attrezzando per mangiare bene qui alla festa della birra, e vi sarete chiesti in tutte le puntate di Studio Giallorosso che cacchio era sarà straordinaria. Intanto vi mostro un video, poi torniamo e ne parliamo. E prego svegliamo la regia di Salvatore Costantino di mandare il video di Sarà straordinaria. Vai. Siamo pronti per scendere in campo. Aspettiamo anche voi. È un gol che dobbiamo fare insieme. Aspettiamo anche te. In gioco per un progetto straordinario. Non mancate una cosa che non si è mai vista, una cosa per il sociale, ragazzi. Vi aspetto. Vi aspetto anche io. Sarà veramente straordinaria. Cioè, ma che cos'è straordinario? Hai ragione, Andrea. Sarà una cena straordinaria. Chef, la spesa. Andiamo, andiamo, andiamo. Allora, siamo qui con Alessandro Astorino e Vincenzo Merante, che sono tra gli organizzatori di questa cena straordinaria. La prima domanda è d'obbligo: che cos'è la cena straordinaria?
Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto complimenti per la grande capacità di concentrazione che avete, perché c'è un casino incredibile e noi non siamo abituati. Non siamo abituati. Non siamo abituati. E poi ci avete tenuto insomma con della tristissima acqua lì, mentre voi qui avete birre, noccioline e quant'altro. E detto questo, la giornata straordinaria è una follia nella quale ci siamo pentiti amaramente, ma che ormai non possiamo fare a meno. Non potete tornare indietro. Siamo arrivati a un punto di non ritorno. Io ormai immagino che tutti quanti abbiano risposto, siano risposti alla domanda di sarà straordinaria. Questa cena, cena straordinaria, prende le mosse dalla cena di Parma, la cena dei mille di Parma, che abbiamo chiamato straordinaria per riprendere il claim della regione Calabria, visto che è fatto in compartecipazione con la regione stessa. Si tratta di avere 1000 commensali lungo una tavolata di 400 metri che saranno deliziati dai 6 chef stellati calabresi più uno, quell'uno è abruzzino senior che li coordinerà tutti. Io vorrei passare la parola a questo punto anche al mio compagno di viaggio, perché è la persona che vedo di più in questi ultimi mesi. La domanda è, continua a illustrarci la cena straordinaria, che lavoro c'è dietro la cena straordinaria? Da quant'è che ci state lavorando e quante persone lavorano la cena straordinaria? Ok, allora io questi numeri li farei dare da Vincenzo. Vai Vincenzo. Intanto grazie. Diciamo che i numeri li stiamo dicendo, facendo e creando da un bel po' di mesi. Parliamo di una tavolata lunga 400 metri, 1000 ospiti. Per fortuna i biglietti sono andati a ruba, siamo agli sgoccioli, sono rimasti circa 20 tagliandi per il sold out. E questa cosa ci inorgoglisce, perché per la città di Catanzaro sarà una cosa veramente unica. E i numeri. Allora, 6 chef stellati, più il coordinatore, e tutti quindi cuochi con il riconoscimento della guida Michelin, un villaggio del gusto che verrà fatto in Piazza Prefettura, e un sacco di sorprese. Ci terrei a segnalare quella di Gerardo Sacco. Spoileriamo questa cosa. Sì, qualcosa la dovete dire. Infatti ogni commensale occhio della che cena, il giovane ti mangia un braccio, eh? No, è l'unica cosa che non si mangia. Mi dispiace, guarda, mi dispiace deluderti, perché l'unica cosa che non si mangerà sarà un omaggio e una creazione unica fatta per l'occasione da Gerardo Sacco, e verranno omaggiati tutti i commensali di questo gioiellino, insomma, che ricorderà un po' le radici sia dell'evento sia del territorio, quindi della Calabria. E personale, parliamo di un qualcosa vicino alle 400 unità, 85 camerieri, 60 personale di cucina, 50 service, 50 hostess, facchinaggio per montare tavoli, sedie. Insomma, la città verrà chiusa per 2 giorni per permettere tutto questo. È una cosa che ci sta letteralmente distruggendo, e sta distruggendo le nostre famiglie, o meglio la mia, perché sono l'unico sposato all'interno del gruppo e le difficoltà si vedono. Ma tu aspettavi ancora questo. Per poco. Tu aspettavi aspettando proprio Infatti, questo. Infatti, secondo me l'hanno organizzata per questo. Il fine vero della cena dei mille, che invece adesso Alessandro ci racconterà qual è, perché è la cosa più importante, che è quella di fare beneficenza e solidarietà, è quello di aiutare gli insuperabili, che sono un'associazione... Sì. E sviluppate insomma su tutto il territorio nazionale, ma anche a Catanzaro, con squadre formate da ragazzi con diverse abilità e che giocano a calcio in un campionato creato ad hoc con tutte le formazioni di Serie A, quindi Milan, Inter, Juve, Roma. E devo dire che gli insuperabili nel corso degli anni hanno avuto grandi successi, vincendo anche lo scudetto. Questa è una cosa. Beneficenza. Sì. La parola d'ordine è questa. Sì, diciamo che il fine è veramente la beneficenza. Naturalmente, tolte le spese, ci tengo a precisarlo, visto il caso Ferragni, perché ogni volta che diciamo che è per beneficenza subito scrivono non è vero. Ecco, invece è vero, tolte le spese sarà vero, e ve lo dimostreremo, anche perché è una cosa sulla quale non deroghiamo e non vogliamo derogare, anche perché è fatto veramente col cuore. Noi, Gigi, non c'è una giornata che non ci chiediamo, ma perché lo abbiamo fatto. Poi, Vi guardate, esatto, poi ci ricordiamo ogni giorno perché lo abbiamo fatto e perché stiamo continuando a farlo. Gli insuperabili sono in 17 città italiane, sono anche a Catanzaro.
ed è una realtà che ci ha colpito profondamente nel cuore. Vedere quei ragazzi che si entusiasmano e per un po' di tempo riescono a lasciare fuori i loro problemi, fuori dal rettangolo verde, è una cosa che ci riempie veramente di gioia e che non potevamo non sposare subito. Sono veramente così strutturati come associazioni che possono annoverare tra i loro, diciamo, promoter anche il capitano della nazionale, che l'ex capitano della nazionale Chiellini, oltre che il nostro grandissimo capitano Pietro Iemmello, che già ci ha fatto un bellissimo video di presentazione per la cena straordinaria. Grazie ragazzi, grazie per averci spiegato finalmente cos'è la cena straordinaria, anche se noi lo sapevamo, però è giusto spiegarlo alla grande platea, all'intera città, che presto potrà godere di questo evento. Gianfranco, un riassunto generale di tutta la puntata, che è stata interminabile, sviluppata in due fasi, in due tempi, con la musica in sottofondo e con la gente che ti passa davanti con farina con la salsiccia. Fantastico, tutto difficilissimo, tutto molto facile, tutto facilissimo. No, allora facciamo un piccolo resoconto del mercato prima di tutto, di quello che è stato fatto dal Catanzaro, così resterà ai posteri fino alla prossima settimana quello che il Catanzaro ha chiuso finora. Gli affari chiusi dal Catanzaro in questa sessione per adesso sono: Pigliacelli dal Palermo, un contratto biennale, intanto stanno arrivando delle birre così, Dini dal Crotone, Dini dal Crotone, contratto di un anno, con ovviamente la chiusura del problema pali. Il Catanzaro con Dini ha chiuso le operazioni tra i pali. Bonini dalla Virtus Entella, prestito con obbligo di riscatto in difesa, era stato tesserato con un triennale Morleo dalla Juventus, Morleo che oggi pomeriggio è stato trasferito con il prestito secco, quindi senza obbligo di riscatto, al Messina per un anno. Cuzzupias è stato prelevato al Benevento, triennale più opzione e per il quarto anno. Il primo a sbarcare era stato Volpe, anche lui triennale dal Potenza. Compagnon dalla Juventus, una formula un po' particolare, prestito con obbligo di riscatto che però poi diventerà un quinquennale sostanzialmente. E Pizzarello, prestito con obbligo di riscatto che però nei fatti anche questo è un triennale con opzione. È stato ufficializzato oggi prestito con diritto di riscatto anche Pagano dalla Roma, la perla di oggi, e siamo in attesa a questo punto anche della chiusura dell'operazione Turicchia dalla Juventus, che sarà ovviamente il sostituto. Ti metti già gli occhiali da sole? Sì, se no me li dimentico. Ah, ok, Turicchia che dovrebbe prendere il posto di Morleo, come abbiamo già detto, passato al Messina. Operazioni in uscita, i nomi caldi sono quelli di Curcio, c'è il Benevento e c'è la Triestina. Per quanto riguarda Rizzuto è andata cadendo l'ipotesi Lentigione, quindi bisognerà capire dove andrà Rizzuto, si stanno sondando varie alternative per lui, come varie alternative si stanno sondando anche per Megna, che non andrà alla Cavese, non verrà riconfermata alla Cavese, e per Piras, altro elemento giovane che il Catanzaro libererà per farlo maturare nella prossima stagione. Capitolo rinnovi, Iemmello lo possiamo dare per fatto, il rinnovo di Iemmello per un anno lo possiamo dare per fatto. Si sta lavorando a quello di Pontisso, ma attenzione perché c'è sempre il Sud Tirol che sta pressando per portarlo a Bolzano. Altri due rinnovi sono in cantiere, sono quello di Pompetti e di Situm. Per Pompetti si è un po' più avanti, per Situm la situazione invece sta andando a rilento, vediamo nei prossimi giorni. Curiosità, visto che si parlava prima delle giovanili, abbracciamo un ritorno, un nostro caro amico che ritorna nel settore giovanile del Catanzaro, il caro Giacomo Gigliotti, che sarà preparatore, assolutamente sì, preparatore atletico. Pure amico mio, scusa, che significa stato amico tuo, che è stato amico nostro di Modesto, e adesso torna in città. Ma amico guarda, nostro Tolo, ma ti sembra normale? Si deve appropriare pure degli amici miei? No, vabbè, non si capisce. Vabbè, Giacomo Gigliotti, che tornerà preparatore atletico under 17 con l'under 17 di Cirillo. Nelle giovanili rientra anche Salvatore Rania, lo scorso anno portiere allo Sporting Lido, e Nino Aiello, che era il preparatore dei portieri dello Sporting Lido. Altre figure del settore giovanile: Amedeo Amelio sarà il preparatore dei portieri della primavera, e Scarpone invece il preparatore atletico dell'under 15. Attenzione su due volti ex Catanzaro che stanno movimentando il mercato in queste ore. Per Veroli ci sta provando il Bari,
E vediamo, perché in questo caso l'entrata di Vero Riabari potrebbe anche scompaginare un po' le potrebbe carte. Potrebbe liberare Ricci? Potrebbe liberare qualcuno. Ricci, Dorvalli, insomma, dei nomi che sono stati accostati al Catanzaro. Per Maita, sempre da Bari, si è mossa la Salernitana, quindi anche su questo due nomi che a Catanzaro ricordiamo bene. Ultima cosa, il Catanzaro non costruirà quest'anno la sua formazione under 18 per le giovanili, quindi questo lo possiamo dire. Era stato contattato Francesco Corapi come allenatore, però si è deciso di non fare che bella inquadratura questa non è l'esame della selezione, non è l'esame delle urine, ma è una fantastica birra. È una fantastica birra, perché qualcuno poteva pensare fossero le tue esame, è un messaggio, no questo è un messaggio, è un messaggio in codice, significa smettila perché dobbiamo andare a bere. E vabbè, la smettiamo qui, la smettiamo non soltanto qui. Questo perché anche perché c'è la musica in sottofondo ed che è difficile inizia ragionare. Ad essere sì, davvero sì. Con volume abbastanza alto. Io ringrazio Gianfranco Giovane. Grazie a te Gigi e grazie a voi. Ringrazio la cena straordinaria, ringrazio la festa della birra di Martelletto, ringrazio la regia di Salvatore e di Lorenzo. Siete stati straordinari, così come la cena, però oggi mi avete mandato veramente al manicomio, perché se n'è andata la luce. State cantando, la gente compra i panini dietro di me, si beve la birra al mio fianco. Tolomeide sembra uno che è venuto alla festa della birra e invece sta lavorando. Insomma, oggi è stata veramente dura. Grazie anche a voi e soprattutto a voi. Ci vediamo venerdì prossimo dal Dadadà a Montauro, grande puntata sulla spiaggia. Seguiteci perché avremo notizie fresche anche venerdì prossimo, 2 agosto. Ciao!